lei nel suo discorso ha definito Bisapino un sindaco straordinario, ha attaccato la rosa dell'inchiesta. Volevo chiedere, il suo licenziamento è più da colpa del Partito Democratico o colpa del sindaco? C'è stata credo una riunione, poi appunto voi giornalisti, sono stato avvisato da alcuni di voi sabato pomeriggio, mentre ero a Brera, questo ricordo dei testori, che c'era stata il mattinato che era in corso una riunione del sindaco con i dirigenti del PD, in cui si era messo in campo l'ipotesi di una mia finestratura, come dire, la mia licenziatura. E quindi l'ho preso in questo modo, sapete, non è che mi interessi più di tanto sapere dove sta la colpa, cioè diciamo che è stata una scelta collettiva, un concorso, se volete, di colpa o non di colpa, comunque è stata una decisione assunta da un gruppo molto ristretto. I consiglieri comunali, che alcuni sono qua, mi pare non siano stati avvisati di questa scelta, e questo la dice lunga anche sul modo con cui si lavora purtroppo a volte nella politica milanese. Oriana lì. Non può essere colpa solo di Oriana lì. Oriana Liso, Repubblica. Puoi mettere più vicino. Non può essere solo colpa di Cornelli, La Forgia, Martina, tre dirigenti e del Partito Democratico. Sono stati scelti, sono stati eletti forse anche, e c'è un segretario nazionale che è Bersani. Ci ha parlato con di questi problemi in questi giorni. Allora, lei ha ragione, evidentemente non è una colpa di singoli. La verità è che da un lato noi abbiamo dei dirigenti che sono stati eletti nel 2009, quando il mondo era un altro. Berlusconi era al governo, Moratti governava e spadroneggiava Milano, e purtroppo parliamo di un partito che non ha nessuna volontà di rigenerarsi, non l'ha mai avuta, e che conserva in modo autoreferenziale una struttura fatta per correnti e dirigenti che si autoconserva, che si autoalimenta e che vive sulla sopravvivenza, e che quindi non è interessata alle idee, non è interessata alla generosità sociale, ma solamente alla propria utile come funzionari di partito. E mi chiedi di Bersani, io ho il cellulare di Bersani e non lo sento più da quando l'anno scorso ho dichiarato che secondo me Filippo Penati doveva dimettersi da consigliere regionale. Non so cosa è successo, ma quello è stato il momento in cui ha sentito calare un freddo glaciale attorno a tutto quello che facevo, e questa cosa evidentemente ha avuto dei risvolti anche nella mia posizione giunta, purtroppo. Credo che le persone siano importanti, sono significative, sono utili, sono decisive, a volte cruciali, ma se non ci sono le idee, non c'è la buona politica. Questo è il senso del sconforto e anche dell'entusiasmo di questi giorni. Quando si decide, si misura e si valuta una politica, lo si deve fare sulla base delle idee. Vorrei che fosse chiaro. Per cui io mi aspetto una valutazione sulle idee. Così come penso che per portare avanti le idee bisogna sapere che le idee sono di chi le applica. Le idee sono di chi le applica. E che da questo punto di vista quello che è mancato in questi mesi a Milano è stato anche un grande laboratorio di idee, un grande luogo di sviluppo delle idee. E nella politica milanese c'è un vuoto. E questo voto si chiama Partito Democratico. Perché il Partito Democratico di Milano è stato, lo voglio dire con grande forza, il costruttore delle idee che ci ha consentito di vincere la campagna elettorale del 2011. Lo ripeto, le idee sono nate in questo grande movimento di cittadini, di donne e di uomini, che ha portato un sindaco straordinario come Giuliano Pisapia a vincere le elezioni del 2011. Bene, questa forza è nata dalle idee che sono nate nelle donne, negli uomini e nei giovani del Partito Democratico. Quella cosa è scomparsa. Quel partito è diventato una
ostaggio di un piccolo gruppo arroccato, autoreferenziale, attento solo a autoconservarsi, e questa cosa ha ucciso la dimensione delle idee. Questo è il vero problema di Milano. Se oggi noi abbiamo una politica che anche a livello di giunta fa fatica ad avere una visione, se oggi abbiamo una politica che anche a livello di giunta non sa proporre un'immagine convincente del futuro, ma lasciatemi dire, un'immagine convincente dell'esposizione universale, è perché non c'è stata questa grande forza collettiva. E qui vorrei dire un'altra cosa: quando io parlo di una forza collettiva non parlo di partecipazione, io sono stufo, so che è una provocazione, non ne posso più di questo populismo inutile della partecipazione. Non è costruendo un conto in cui si va ad ascoltare che si crea quello che noi avevamo voluto costruire nel 2011. Quello che abbiamo voluto costruire nel 2011 era una cosa diversa, era la possibilità per cittadini, donne, uomini e giovani di prendere parte alle decisioni, che è un'altra cosa, si chiama democrazia deliberativa. È un'altra cosa, significa poter discutere nei quartieri, nei circoli del PD, nei circoli di sé, nei circoli arci, nei teatri, nei gruppi di lettura delle biblioteche. Quello che si discute in quel momento in giunta, della questione del matrimonio delle unioni civili, delle questioni della mobilità, del traffico, dell'ambiente, del senso di Expo, delle idee. E questa città, che è una grande fabbrica di cultura, è anche una grande fabbrica di idee, e deve essere anche una grande fabbrica di idee politiche sul futuro di Milano e sul futuro del paese, perché sappiamo bene cosa significhi quello che succede a Milano per il paese. Quindi questo è un rilancio, le nostre idee sono forti, le nostre idee sono adesso gestite da altre persone che le sapranno gestire bene. Noi li sommergeremo di idee, l'idea di andare avanti, continuare a produrre idee per la politica. E devo dire che proprio da questo punto di vista, come dire, quanto è successo mi risulta inspiegabile. È qualcosa che è insieme ingiusto, scorretto e motivato. Penso che alla fine le cose cambieranno. Penso che le cose cambieranno, perché mi pare di aver sentito in questi giorni una straordinaria forza che ha di nuovo capito qual è la posta in gioco, perché la posta in gioco non siamo io, non siamo noi, permettetemi di dire, non siete neanche voi, ma è qualcosa di molto più importante che ci sta a cuore, che è il senso della cultura come parte fondamentale della politica del nostro paese. Grazie mille.